Questa tecnica è stata ispirata dal Dalai Lama grazie a una tecnica di combinazione tibetana data dalle campane tibetane, dall'amaka che rappresenta la pancia della mamma e da altre tecniche che abbiamo preso in Giappone, tipo il Reiki, con l'unico obiettivo di dare amorevolezza alle persone e benessere alle persone. L'oscillazione dell'amaka è un pendolo, questo pendolo è importantissimo perché grazie alla palla che sta sotto fa un trattamento dal primo chakra, cioè dalla base, dalla radice, fino ad arrivare su su. Quindi è una tecnica doppia che consente di lavorare sia sotto che sopra, quindi sopra la pancia con la campana e sotto con la palla. Questo consente in pochi minuti di creare un percorso di benessere e di rinascita veramente innovativo e veramente molto potente. I vantaggi principali quindi sono poco tempo e la completa armonizzazione, il completo rilassamento, poter riuscire con tecniche di diciamo pressione, digitopressione vietnamita facciale e anche dei piedi, di riuscire a risolvere tutte le problematiche che sono in merito alla cervicale o allo stress. E la tecnica principale consiste nel colpire con la campana tibetana i piedi per dare energia alla base e poi mano a mano fare una serie di, diciamo, di movimenti che consentono di liberare completamente l'energia del corpo che si è racchiusa, che è comunque rimasta lì annidata e che non si riesce a liberare. Allora, l'innovazione di questa tecnica è data dal fatto che grazie alla grande mobilità dell'amaka è facilissimo, è molto facile poter muovere la persona perché qua è in sospensione, quindi in assenza di peso, in assenza di ogni vincolo, la spina dorsale è completamente libera e noi possiamo manipolare la persona sopra e sotto, a destra e a sinistra, quindi a 360 gradi. È molto rilassante, sono venuta perché mi sono fatta consigliare, insomma, da mia mamma che si è trovata molto bene a fare questa pratica. Ecco. È bellissimo, bellissimo.